Partiamo adesso. Se mi vedono qui, sono nei guai. Toro bianco. Sarà troppo tardi. Sembra che sia morto volontariamente. Prendo il suo cuore per il sacrificio. Dovrà bastare. Ah, che bella sensazione.
Spero che il cuore sia sufficiente. Se vogliono il toro intero, possono venire a prenderselo. Ehi, guarda dove vai! Aiuta nostra figlia, ti prego! Ancora la stessa malattia. Hai trovato il toro bianco? Non sono riuscito a portarlo vivo. Ma ho recuperato il suo cuore. Non basterà a compiacere Asclepio. L'animale non è morto volontariamente. E con il cuore potremo pregare per salvare una sola vita. Ti prego, Mistios, il toro bianco che hai ucciso era mio. La mia fattoria sfama mezza Argolide. Senza di me, la gente morirà di fame. Ti prego, mio marito è morto per questa malattia. Ho due bambini piccoli. Chi si occuperà di loro se muoio? Sono benestante. Ti pagherò per questa benedizione. Offri a loro il sacrificio. Tu hai causato questo. Scegli chi riceverà la grazia degli dèi. So cosa significa essere piccoli e abbandonati. Prega per la bambina. Te ne pentirai! Non era facile, Mistios, ma hai fatto la tua scelta. Ora è tutto nelle mani degli dèi. Ho fatto la mia parte, sacerdote. La donna spartana che cerchi... L'hai incontrata? La sua visita al santuario è leggendaria. Purtroppo avvenne prima che io fossi qui. Il sacerdote anziano Midone potrebbe aiutarti. Parlava spesso di lei, prima che si tagliasse la lingua da solo. Si è tagliato la lingua? Quando non cura gli ammalati, si trova alla locanda. Passa molto tempo a farsi accudire dai servitori. Grazie. Non dimenticherò il tuo aiuto. E queste persone non dimenticheranno il tuo. Speriamo che nessuno si accorga di me. Ti troverò, file! Mi serve aiuto!
tu, Mimì e Stio Yidonni. Sono morte. E tu devi essere Midone. Lui non parla. Così dicono. Sono qui per scoprire perché. È stata Criside a fargli questo. Credevo se lo fosse fatto da solo. Per dimostrarle lealtà. Io mi chiedo, perché Criside vorrebbe che un sacerdote anziano si tagliasse la lingua? Midone è un uomo amorevole e generoso. Voglio risposte da lui, non da te. Parlami della donna spartana e della bambina. Può solo rispondere sì o no. La donna spartana si chiamava Mirine. Dicono che avesse una bambina con sé. Era sua. La bambina era prossima alla morte quando arrivarono. Midone pregò per la sua vita. Salvasti la bambina? No. Fece tutto il possibile, ma la bambina era ferita gravemente. Ti disse dove era diretta. Tutti i sacerdoti del santuario si portano a letto le servitrici. Non sono la sua servitrice. Abbiamo un legame sacro. Sacro? Certo. So perché Criside ha voluto che ti tagliassi la lingua. La notte in cui mia madre portò qui mia sorella, tu e i tuoi sacerdoti la credeste morta. E Criside non vuole che questa storia venga raccontata. Non è andata così. E tu cosa ne sai? Sei troppo giovane. Mi ha raccontato la storia molte volte prima che quella strega lo rendesse muto. Cercò di salvare la bambina. Fece tutto il possibile. Non ti credo. Morta. Come può essere morta? Non so cosa dirti. È già incredibile che sia sopravvissuta così a lungo. La caduta è stata devastante. La mia bambina. La mia bambina! Ascolta, non possiamo fare più niente per te. Ti consiglio di metterti in cammino. Sia lode a Hera. Morti! Sono morti tutti e due. Pianse per quella donna spartana, così lontana da casa. Sua figlia era molto grave. Respirava a malapena. Dimmi. Ti prego, che cosa accadde? Nemmeno Apollo poté salvare la bambina. Midone mi raccontò delle lacrime della donna spartana. Teneva in braccio la figlia. Le cantò una canzone prima di affidarla infine agli dei. Criside prese la bambina, non è vero? E fece in modo che ti tagliassi la lingua per nascondere la verità. Dove è Criside? C'è un altare dove la gente porta i bambini malati perché vengano guariti. È lì che portò il bambino. Cerca la statua di Apollo Maleata e troverai Criside. La gente viene in questo santuario per guarire. Ma io vedo solo persone che muoiono senza speranza. Sacerdoti senza lingua. E bambini in balia di una squilibrata. Mia madre fece male a fidarsi di voi. Troverò Criside e gliela farò pagare per quello che ha fatto. Shh. Che Hera benedica la nostra sacra famiglia. E così Criside è la chiave per trovare mia madre. Devo trovare l'altare di Apollo Maleata. Ti spedirò nella tomba.
Per Zeus! Ecco l'altare di Apollo Maleata. Huh.
Ecco la statua di Apollo. E l'altare. Un avvertimento. Mi sto avvicinando. Voi bastardi, morirete qui! Ugh!
Pare che la sete di sangue scorra nelle tue vene, ombra dell'aquila. Non osare parlare della mia famiglia, serpe! Ricordo la notte in cui tua madre mi portò mia figlia, così piccola e patetica, a piangere sotto la pioggia. Se solo avessi saputo che Mirine aveva due figli. Ma eccoti qui, la mia famiglia ora è al completo. Hai lasciato che mia madre credesse che sua figlia fosse morta! Ma lo era. Ah, come pianse quando il suo piccolo cuore smise di battere. Ma poi mi presi cura di lei, la misi proprio su questo altare, implorai gli dèi di risparmiarle la vita e loro mi ascoltarono. Che ne hai fatto di mia sorella? Io le salvai la vita.
insegnandole a soffrire, a conoscere il dolore così bene da imparare ad accoglierlo come un vecchio amico. E ora lei infliggerà quel dolore a tutto il mondo greco. Tu la torturasti! Era solo una bambina! Le insegnai come sopravvivere. I deboli non hanno alcuna speranza in questo mondo crudele. Perciò io la resi forte. Dove andò mia madre quella notte? Quella rammollita strisciò fino alle colline di Corinto. Il mercante avrebbe dovuto ricondurla da me, ma non si nasconderà per sempre. Lei ci darà altri figli. Ti trapasserò la gola con la mia lancia per il dolore che hai causato! Il mondo stesso è dolore, e io donai a Deimos la forza per affrontarlo. Tua madre era una debole e piangeva come un maiale sull'altare. Sono stata una madre migliore per sua figlia di quanto lei potesse mai essere. E potrei esserlo anche per te, ombra dell'Aquila. Non si tratta solo della mia famiglia. Tu e la tua setta state distruggendo il mondo greco. Non provocate altro che sofferenze. Parli di sofferenze, ma vieni qui intriso di sangue a minacciarmi di morte. Sei spietato, proprio come tua sorella. Guarda. Lascia che te lo mostri. Figlio mio! Questo bambino è tuo? Stava per morire. Criside mi ha detto di portare un dono a Hera perché lo proteggesse. Criside ha dato fuoco al tempio. Con me il bambino all'interno. Criside è una serva di Hera. Fa ciò che deve essere fatto. Ciò che deve essere fatto? Ha lasciato che tuo figlio bruciasse vivo. E tu l'hai salvato. Che gli dei ti benedicano, Mistios. Dormi ora, figlio mio. Tua madre è qui. Non so se salvare il bambino sia stato giusto. Il regno del terrore di Criside deve finire. Se Criside ha detto la verità, Mirine crede che mia sorella sia morta da molto tempo. Criside non può cavarsela! Ucciderò quella maledetta! Oh, my God.